Il grande equivoco di Via Friuli a Montesilvano, strada privata ad uso pubblico, completamente abbandonata da quasi 50 anni, dove i residenti sono costretti a vivere in condizioni a dir poco precarie. La delibera porta la data dell'11 aprile del 1970. In quell'occasione il Consiglio Comunale di Montesilvano stabilì che Via Friuli, un budello che serpeggia tra Via Abruzzo e sbuca sulla strada Parco, pur essendo privata, andava considerata ad uso pubblico. Tuttavia, a causa di questa ambiguità di fondo, non è mai stato effettuato un intervento, ci assicurano i residenti. 49 anni di completo abbandono, strada sterrata, sistema fognario insufficiente e nemmeno una traccia di illuminazione pubblica. Non solo, ma con i lavori della strada Parco, come vedete alle mie spalle dalle immagini di Diego Martelli, questa strada è stata sostanzialmente tappata in tutti i suoi in qualche modo servizi, non ultimo anche quello delle fogne. Strada dimenticata e come vedete dalle immagini che stiamo girando, mai nessuno è intervenuto qui, manca l'illuminazione pubblica. Non c'è asfalto, come vedete è quasi terriccio e soprattutto le fogne, come dicevamo, sono letteralmente tappate. Strada privata ad uso pubblico vuol dire che quota parte è di chi ci abita per effetto delle particelle catastali. È stata prestata, mettiamola così, al comune e quindi è diventata ad uso pubblico, ma questo non è un uso pubblico, perché l'uso pubblico ci devono stare quantomeno le infrastrutture primarie. Per non parlare della vegetazione che cresce incontrollata, dalla quale escono di tanto in tanto bisce e ratti, e di una palazzina completamente abbandonata, rifugio di sbandati. Dal momento che viene a piovere, qui è completamente allagata, per 2 giorni non si passa. Diceva, si vengono ad appartare anche le prostitute? Sì. A Cinzia gli ho fatto fotografare quello che si. I residui. I palloncini. I cosiddetti palloncini. Dal comune ribadiscono che quella è una strada privata e che non possono intervenire, ma in documento rinvenuto da Scaburri salta fuori da un elenco di strade dove dovranno essere realizzati dei punti luce anche quella di Via Friuli. Se sta su quell'elenco vuol dire che il comune sa che è ad uso pubblico, però perché dal 1970 nessuno gliene frega niente?